Eccetera, vedete che la legge 328 con la quale lavoriamo è del 2000, quella che riorganizza tutto il sistema sociosanitario. Anche lì voglio dire le cose che non è che andassero benissimo, perché i ritardi di pagamenti erano comunque un dato strutturale, voglio dire, per gli operatori sociali che lavorano con le cooperative e che si accollano buona parte di responsabilità pubbliche, diciamo così, per diffondere in maniera più capillare, diciamo così, il sistema di welfare che è cambiato, diciamo così, in questi anni. E quindi insomma noi sotto questo aspetto abbiamo sempre subito, diciamo così. C'era anche una cultura del considerare il nostro lavoro e quindi i lavoratori come una sorta di semi volontari, perché in qualche modo un po' tutti venivano da questo mondo, diciamo così, no? Sia quello cattolico, eccetera, ma anche quello laico, anche la militanza, insomma, in qualche modo una sorta di volontà, tecnicamente è qui. E quindi diciamo così, pensavo come se fosse una cosa residuale, mentre invece diciamo così la professionalizzazione di una serie di lavori, di cose, di prestazioni eccetera, insomma comportava invece il riconoscimento e anche un'adeguata remunerazione. Tutto ciò non c'è stato, diciamo così, quindi praticamente si è sfruttato, diciamo così, questo corpo lavorativo in tutti questi anni eccetera, promettendo poi, diciamo così, no, come al solito, che in futuro poi le cose sarebbero andate meglio eccetera, mentre invece diciamo le cose non sono affatto andate meglio e oggi ci ritroviamo con questi tagli pesantissimi che stanno non solo ridimensionando, a parte precarizzando ulteriormente e espellendo, diciamo così, proprio forza lavoro, diciamo, da questo settore, ma stanno mettendo proprio in discussione un po' tutto il terzo settore, quindi un po' tutte le politiche sociali. Tanto è vero che addirittura la regione Campania, che oggi ha cambiato maggioranza, insomma è andata al centrodestra eccetera, e addirittura l'assessorato non si chiama più alle politiche sociali, si chiama assessorato all'assistenza sociale, facendo un passo indietro culturalmente, politicamente, anche socialmente, sicuramente accade così, di 20 anni, diciamo così, perché il terzo settore nasce appunto come qualcosa che riesce a portare il pubblico attraverso il privato sociale, quindi le prestazioni in qualche modo gratuite eccetera per i soggetti più deboli, rinunciando, diciamo così, facendo venire meno quell'assistenzialismo dello Stato che tanto si era condannato. Oggi siamo tornati a quello ed è una cosa, cioè siamo tornati a quello, le intenzioni, diciamo così, dell'assessorato di questa giunta sono quelle là. E quindi adesso siamo fondamentalmente, insomma, impegnati in questa battaglia, che poi è una battaglia di civiltà, come spesso dicono i miei colleghi, perché di fatto ci stiamo giocando un po' il tutto per tutto. Da un lato, diciamo così, c'è sicuramente, soprattutto all'inizio dell'anno, abbiamo avvertito molto noi del collettivo operatori sociali, che sono ormai 7 anni circa, insomma, che ci muoviamo su questa terreno. C'era una sorta di riflusso da parte degli operatori sociali, una sorta di rassegnazione. Molti sono emigrati, continuano a fare questo lavoro altrove, dove le condizioni sono un po' più decenti, soprattutto al nord. Altri hanno cambiato addirittura lavoro. In secondo momento, cioè la seconda parte di quest'anno eccetera, invece le cose fortunatamente sono cambiate, perché la vostra condizione oggettiva, insomma, è la comunicazione di ciò, diciamo così, poi tutte le realtà lavorative eccetera, ha fatto sì che parecchi prendessero coscienza, diciamo così, non solo dei problemi, che questo già è abbastanza consapevole, ma anche del fatto che forse si possono, come dire, risolvere o perlomeno affrontare, diciamo così. Questa è stata la cosa più importante che è accaduta, diciamo così, in questi mesi. Poi anche il fatto che appunto le città cooperative che ti dicevo prima, eccetera, che sono state un po' in silenzio negli anni passati, eccetera, sono invece sono mosse, quindi in qualche modo è un po' come quando sciopero pure i sindacati, no, quasi come loro possono formarsi lavoratori più ampi, eccetera, e tu hai la possibilità anche di comunicare con queste persone e fare una serie di cose. Quindi sotto questo aspetto c'è una dinamica, insomma, interessante. Allora,
siamo giunti all'occupazione dei bianchi perché in realtà è una vertenza che è iniziata da un bel po' di tempo. Noi operatori del privato sociale che lavoriamo nelle cooperative sociali consorziate con, in particolare col consorzio GESCO, in realtà gestiamo 42 servizi nella città di Napoli e in particolare nell'area psichiatrica e nell'area delle farmacie. Da un bel po' di mesi, vale a dire precisamente da 17 mesi, mo siamo alla scadenza quasi del 18 mese, la ASL praticamente non ci corrisponde le mensilità. Questa cosa ha prodotto uno stato di agitazione che insomma, viene subito da capire, insomma, nel senso che 17 mesi per le imprese significa che gli operatori attualmente comunque prendono in ritardo lo stipendio da circa 5-6 mesi. La certificazione del credito non è null'altro che la possibilità nostra di andare a fare ulteriori debiti con le banche, ma in realtà quindi anche quando la certificazione ti riconosce il credito non sta mettendo mano alla tasca, come si vuol dire, in realtà non caccia una lira, ma è la possibilità delle imprese di continuare a indebitarsi con le banche. È uscito fuori di avere un'azione eclatante, quella di occupare l'ospedale psichiatrico, e come metafora secondo me è importante questa cosa perché è da qui che parecchi di noi siamo partiti, perché abbiamo qui lavorato per le vite nei primi anni alla dismissione dei malati psichiatrici per riportarli sui servizi territoriali. Chiaramente a questo aggiungo una questione, quello che ho detto fino a mo sembra che sia una questione prettamente ed esclusivamente una vertenza di tipo economico, mentre invece secondo me è da metterci vicino forte e far capire alla gente comune che la vertenza non è solo di tipo economico ma è anche di tipo fortemente culturale. In realtà noi siamo di fronte a un processo che è quello di riaprire i manicomi, è quello di abolire gli interventi territoriali, è quello di chiudere le scuole pubbliche, è quello di dire alla FIOM che si deve fare i fatti suoi e gli operai nelle fabbriche devono stare con due piedi in una scala. Cioè, dire, è un progetto culturale che ormai attraversa trasversalmente la società.